il cinema a Milano, boh. Milano ha fatto una scelta di non investire nella produzione cinematografica, è una scelta proprio questa. C'era forse, possiamo già dire al passato, questa speranza che appunto con questa nuova così, stagione milanese e con un interlocutore come Boeri, ecco, chi fa cinema c'è la speranza che ci fosse un maggiore ascolto, però quelle lì sono proprio scelte imprenditoriali alla fine di investimento. È paradossale, tra l'altro, una città dove c'è la maggior parte delle accademie, appunto, va, private e non private, con corsi di media, film, video. Secondo me così c'è un po' di sapore di amaro che è rimasto in bocca rispetto a queste esperienze del cinema a Milano. Comunque i milanesi un po' hanno questa cosa di, invece di mettersi in rete, di farsi un po' la guerra, perché siamo quattro gatti che facciamo i film, quelli che poi escono al cinema, e però non c'è tutta questa grande rete. Appunto, magari ci si vede al cinema a Messico quando viene proiettato il documentario e ritrovi tutto il piccolo mondo nel cinema documentario. E quindi c'è qualcosa di così che non va in questi in tutti noi, se non sappiamo fare rete. E quindi forse c'è bisogno di mescolarsi ad altre persone, non lo so. Credo che la percezione media delle persone per quanto riguarda l'arte sia di qualche cosa di abbastanza distante dalla propria vita, dalla propria quotidianità. Cioè, per la maggior parte delle persone, che cos'è a Milano l'arte? È qualche cosa che ha a che fare anche con la moda, col design. E stare in piedi, su un marciapiede, con il traffico che passa a Milano, è così. A pagare 10 euro un drink, Milano è fatta così, cioè ti vai a vedere le cose al cinema e poi, se non fa troppo freddo, rimani fuori su un marciapiede in piedi a parlare. Però quanto puoi andare avanti, cioè quanti pensieri, quanto piacere puoi produrre, diciamo, in queste condizioni sempre così un po' punitive, che è un po' però lo stile di questa città. I milanesi, che siano milanesi veri o insomma abitanti di Milano, comunque la disprezzano, la maltrattano e la bistrattano. Cioè Milano non è una città amata dai propri abitanti, se non in appunto alcune isole che possono essere, secondo me, appunto lo sono state, lo sono in parte, i luoghi sociali, però i centri sociali, che però, ok, come dire, sono il polo di attrazione comunque di una tipologia, due o tre tipologie, insomma, di persone comunque legati molto a un fattore generazionale. Chiunque ha dei figli a Milano, sabato e la domenica, cioè che fa? I parchi, vabbè, nel senso, poi non sempre la stagione permette, però ti dici va bene, vado, appunto, porto i bambini a vedere una mostra. Ma queste mostre, ma quanto sono pallose? La proprietà immobiliare a Milano, cioè il territorio a Milano è talmente caro che nessuno si può permettere di dare niente per niente. Questo è un po' così, una macchina infernale. Quello che manca da anni è un luogo che possa essere un cinema, dove non solo hai ogni tanto l'incontro con il regista, ma dove ci sia anche uno spazio dove, se uno vuole, appunto, uno spazio dove socializzi, che sia anche cinema, cioè cinema e però anche spazio dove magari uno può far vedere delle cose fuori formato o mettere in scena una lettura o altro. Un nuovo centro per le arti, come dire, dovrebbe essere, sì, un luogo dove si possono vedere delle cose, si possono proporre delle cose, e forse è un luogo dove si può, così, dovrebbe coinvolgere diverse anche fasce di età. Le persone che abitano a Milano, che l'hanno attraversata o che sono attratte da questa città, lo sono anche perché è una città dove sono possibili incontri di diverso tipo, dove diverse
persone, diversi percorsi, diverse esperienze si incontrano, almeno tra, è sempre stato così. Le arti sono sempre più interessanti quando si contaminano uno con l'altra, quindi è molto noioso andare a vedere una mostra che è solo di una cosa, come è molto noioso seguire un festival che è solo di documentari, di cortometraggi, non lo so, almeno per me è anche così per quello che è la mia esperienza di cineasta, è interessante appunto incontrare e far dialogare diversi linguaggi. E mi chiedo se appunto se Milano è pronta a avere e sostenere un luogo che immediatamente non produca un qualcosa, perché l'imperativo della produttività ha pervaso tutti gli aspetti della vita di Milano.